Io continuo ad aspettare con il cuore in gola. Spero di avere una risposta al più presto. Non so in che modo stia lavorando la procura, però mi chiedo perché sollevare un polverone del genere per poi tacere. Hanno riaperto il caso e ora ci sono due possibilità: o lo chiudono o mi danno delle risposte. Molto amare le parole di Marisa Degli Angeli, madre di Cristina Golinucci, la ragazza sparita il 1 settembre del 1992 da Cesena. Due mesi fa c'è stato un terremoto in questa storia. Dopo anni di silenzio, il caso Golinucci sembrava vicino a una svolta. L'attenzione degli investigatori si era rivolta a un uomo di mezza età, molto attivo nel mondo del volontariato cattolico. Nel frattempo, un altro caso misterioso era stato riesaminato, sempre con epicentro Cesena. È la tragica morte di Chiara Bolognesi, sparita dalla città romagnola un mese dopo Cristina e trovata morta nel fiume Savio dopo altri 23 giorni. Le ragazze frequentavano gli stessi ambienti. All'epoca l'indagine sulla morte di Chiara fu archiviata come suicidio, ma dopo 30 anni gli investigatori ipotizzano che sia lei che Cristina siano state vittime dello stesso predatore sessuale e non sarebbero state le sole. Quest'uomo avrebbe adescato altre ragazze, che fortunatamente non hanno fatto la stessa fine. La svolta è stata ripresa da tutti i media, ma da due mesi a questa parte sulla nuova indagine è calato il silenzio. La madre di Cristina non ci sta. Ha paura che il caso della figlia venga di nuovo dimenticato, come già successo per 30 anni. Dice: spero nel lavoro del pubblico ministero, una donna su cui ho riposto tanta fiducia. Lei si è interessata al mio caso, mi ha assicurato che farà il possibile. Per il resto sono un po' delusa dalla comunità. Nessuno mi ha contattato dalla Chiesa. Con me la diocesi non si è fatta viva. Sono qui nel mio dolore. Io non sono contro la Chiesa, ma contro certe persone che gravitano in questo ambiente. A far del male a mia figlia potrebbe essere stato un predatore sessuale che qualcuno ha poi coperto. Se così fosse, siamo di fronte a un fatto vergognoso. Ma chi sarebbe questa persona finita al centro dell'indagine? Il suo nome è stato fatto dalla madre di una vittima. Ecco le parole: era una persona apparentemente di fiducia. Si faceva chiamare lo zio. Sapendo che cercavo lavoro, ha detto che mi avrebbe aiutata e mi ha procurato un colloquio. Ma quando sono tornata a casa dopo questo colloquio, ho trovato mia figlia di 17 anni rannicchiata nel suo letto. Non ha parlato per mesi, non mangiava. Le chiedevo perché, ma lei si era chiusa nel silenzio. Non potevo neanche immaginare cosa fosse successo. Solo qualche mese dopo sono riuscita a parlare con un amico raccontandogli questa situazione. Lui mi ha detto: guarda che tua figlia è stata violentata. La ragazza non si è mai ripresa da quella presunta violenza. Non è più tornata la giovane spensierata che era prima. E la madre, la nuova testimone, è stata intimidita perché ha avuto il coraggio di parlare. La Chiesa le ha sbattuto la porta in faccia, proprio come ha fatto con la madre di Cristina. Ha fatto di tutto per nascondere la verità, invece di aiutare a chiarire la presunta responsabilità di un soggetto che frequentava l'ambiente ecclesiastico. Negli ultimi mesi i resti di Chiara sono stati riesumati, ma non ci sono novità. Le due famiglie continuano a lottare.